Oggi, una notizia inaspettata scuote il caso di Guerrina Piscaglia, a 10 anni dalla sua scomparsa. Ma prima di addentrarci nei dettagli, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su tutte le novità. La Procura di Arezzo potrebbe presto chiudere il caso, ritenendo Guerrina deceduta. L'unico indagato rimane Don Graziano Alabi, ex parroco di Carraffaello. Le indagini hanno rivelato che Guerrina aveva una relazione con il religioso, un legame che lei voleva ufficializzare e che avrebbe potuto compromettere Don Graziano se fosse stato reso pubblico. Alcuni sospettano che, in un impeto di rabbia, il sacerdote possa aver tolto la vita a Guerrina. La relazione, infatti, era patologica e il prete era noto per frequentare prostitute, cosa di cui erano a conoscenza anche i superiori religiosi. Il marito di Guerrina, Mirko Alessandrini, ha intrapreso un'azione legale contro Don Graziano e ha citato in giudizio la diocesi di Arezzo Cortona a Sansepolcro e l'ordine dei padri premostratensi. Secondo la giurisprudenza, se il crimine è avvenuto durante l'esercizio delle funzioni religiose, anche l'istituzione può essere chiamata a risarcire, come dimostrato da casi precedenti di abusi sui minori. Mirko spera un giorno di poter pregare sulla tomba di sua moglie, ma al momento non ci sono tracce del corpo di Guerrina. Le autorità temono che Don Graziano possa aver nascosto il cadavere. Alcuni ipotizzano che Guerrina possa essere stata affogata, ma le prove concrete mancano. Mirko vive ogni giorno con il dolore e l'incertezza. Mi manca molto, avrebbe confidato al suo avvocato. La speranza di ritrovare il corpo rimane viva e la vicenda di Guerrina Piscaglia resta irrisolta, con molte domande ancora senza risposta. Come pensate che si evolverà il caso nei prossimi anni? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi aggiornamenti e approfondimenti.